In partenza da Punta Secca mi metto a provare il KTM di Roberto. 160 cavalli sotto il culo non sono pochi. Speriamo di non far danni. Che strana la KTM 1290R, credo. Porco cane, devo abituarmi alla posizione dei pedali. Urca se tira! La posizione non mi piace granché, cioè nel senso la sella è alta e io sono troppo con le gambe piegate in alto. Adesso direzione gela licata, quella zona lì, sempre tutta costiera. Tira qui la bestia. Si sente che c'è tanta cavalleria sotto il culo. Eccola lì, punta braccetto. Così come sento, sin dalle prime curve, che c'è il mio odiato 21 davanti. È agile la moto. Ho fatto dei giri di prova con delle inversioni ad U, non è male, non è pesantissima. Patisco un po' l'altezza, vabbè, ma quello si regola. Questa è la sella standard. C'è vento. E si sente che è un bicilindrico puro. Classico bicilindrico con erogazione, come dire, tratto rosa. E qui bisogna fare attenzione con l'acceleratore. Sono in sesta, ma devo far comunque attenzione. La frizione è un burro e anche il cambio. Il quick shifter è fantastico. Ecco, noi dobbiamo andare a Scoglietti, un'altra bella spiaggia. Bello, bello, mi piace il cambio, è preciso. Non è pastoso, ma la cambiata è a scatto, bella, come piace a me. Un po' come il nuovo GS, il 1003. Anche se l'escursione della cambiata è ampia, mentre nel nuovo GS un tocchettino, tac, tipo pulsante e cambia. Per la configurazione di questa moto, che è quella di Roberto, non mi è congeniale. Vorrei le gambe, vorrei le ginocchia un po' più basse, un po' più stese. Invece ho le ginocchia belle rannicchiate. Urca se tira! Questa moto, a parte tirare di gas, ti tira via anche i punti della patente. Ecco, il suono non mi fa impazzire. Anche questo è molto frullatoroso. Ecco, io con i miei soliti neologismi, suono da frullatore, quindi suono frullatoroso. Qua è pieno di serre. Queste sono tutte serre.
E adesso ci avviciniamo nuovamente al mare. Mannaggia al vento. Punta Secca, stiamo raggiungendo una località marina che si chiama Camarina, con la K. E ho l'impressione che l'anteriore sia bello morbido, eh sì. L'anteriore è sicuramente molto morbido, diverso dal telelever del GS. Ha un'escursione molto ampia, anche nei cambi di direzione sento molto beccheggio, che non è che mi faccia impazzire, eh? Chiuso. E dobbiamo tornare indietro, che la strada era chiusa. Andremo a Scoglitti per un'altra via. E intanto io vado, tiro! Urlo! Cazzo, urlo! Porca trottola! Ma che è sta moto? Un missile? Anche esagerata! Si alza come niente. Sinistra direzione. Porca c***a. Roberto mi diceva che va più guidata, eh sì, occorre più lavoro di braccia, sia per la ruota da 21, ma anche e soprattutto perché la sospensione è molto morbida e quindi sento delle escursioni anche nei cambi di direzione, anche nelle curve. Sento delle escursioni di beccheggio alle quali io non sono abituato, provenendo dal telelever che è piantato lì su un binario. Però questa è una moto da adrenalina, ci picchia, mi tira fuori le parolacce. La frenata non è quella che piace a me. Anche questa è molto morbida, modulabile, bisogna schiacciarlo il freno. La frenata è potente, per carità, questo non lo metto in dubbio, però io col GS tocco la leva e frena, e qui bisogna tirarla la leva. Adesso non so quali siano le condizioni delle pastiglie di questa moto, penso bene. È una moto che ha 7000 km quasi, quindi sarà la sua frenata caratteristica. Cambio da favola. Suono terribile. Frenata non di mio gusto, erogazione piena, c'è sempre gas in qualunque marcia. Adesso sono in sesta e va come una lippa. Accelerazione strappabraccia, quasi esagerata ma bella. Che moto, una moto che mi tira fuori le parolacce.
L'estetica a me piace. È una di quelle estetiche che fa discutere. Il faro a me piace da morire. Faro è stato definito da Alien, da Moscone. A me piace. A me piacciono tutte le cose strane, particolari. Tutto quello che non piace agli altri piace a me. Adesso qui dobbiamo girare a sinistra. La frenata è troppo morbida per i miei gusti. Ecco, vediamo il tornante. Sì. Devo fare più lavoro di braccia. Roby, cioè mi tira fuori le parolacce sta moto. No, no, ma in senso positivo. Non lo so, guarda, quella è molto più fruibile col cambio. Lo so, questa è un'erogazione più tratto da bicilindrico classico. Il cambio che è un burro. Il cambio è un burro. La frenata è un po' morbida. Apri con la marcia giusta se devi fare un sorpasso. La frenata è un po' morbida, può essere. Sì. Dai, ognuno ritorni al proprio vile.